fosse per questo rumore di passi così ossessivo sulla mia testa. Ma chi? Sono venuto ad abitarmi in questo palazzo. Non conosco nessuno. Nessuno nemmeno nel quartiere. E come me, milioni di altri individui in questa grande città che è Roma. Così inumano e squallida dopo tutto, si viene, si sparisce, senza che nessuno se ne avveda. Sempre la stessa ora vanno su e giù, su e giù. Ma che fa? Accendi di casa la solitudine. Chi può dirlo? Probabilmente sarà sposata e avrà una figlia che sta facendo i compiti mentre il marito riposa. Oddio, Dio. Basta così poco a riempire un mondo. Un mondo. Lei ora è sola con me. Alveari umani, se n'è andato, ha trovato il lavoro e così ora siamo anche fisicamente lontani. Stare insieme non si poteva più. Ma cosa credi di poter salvare il nostro matrimonio? Facendo venire dalla Calabria tua madre e tua zia ad abitare qui con noi. Abbiamo fatto tanti sacrifici per comprare questa casa. E adesso tu... Io... Non lo so che cosa ti succede. Da un po' di tempo sei così strano. Torni da scuola e non parli. Non parli per intere giornate. Poi invece all'improvviso ti arrabbi per cose senza nessunissima importanza. Ti
anche ad urlare. E se fosse successo chissà che cosa. Io non ce la faccio più. Capisci? Lezioni private. Ogni giorno diventavo sempre più vuoto. Vuoto d'amore, vuoto di poesia, di tutto. Sarei potuto tornare in Calabria, stare accanto a mia madre, a mia zia, ritrovarmi con il mio paese, col resto sempre uguale, immobile. La sua eternità di pietra.
papà! Sono contento che sei venuto a trovarmi. Entra, entra, come? Hai fatto proprio bene a venire. Stavo qui, senza sapere cosa fare. Pensa che strano, non ricordavo più dove tu abitassi. Ho bussato al piano di sopra, dove non abita più nessuno. Ti sbagli? È tutto il giorno che sento dei passi ossessivi sulla testa. Monotoni. Come un richiamo ripetuto. Sarà come dici tu. Ma che importa? È che non ti sei fatto più sentire. Ricordi quando venivi a trovarmi? Mentre di intero. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Stavi lì a guardarmi, scambiando qualche parola. E poi, componendo le tue poesie, pieni di rabbia. Io, per la rabbia, l'ho fatto in vivo e non mi guardi. È stato bello, lo so, ma poi la scuola, il giornale, il resto, tutto si asciuga, si guasta. Ma dai, gli amici restano sempre amici, se no a che servono? E poi a te sono quasi paesano. Finalmente sto facendo quella mostra di cui ti avevo parlato tanto tempo fa. E tu mi avevi promesso di scrivere la presentazione al catalogo. Se non l'hai dimenticato. No, non l'ho dimenticato. Ma il fatto è che non mi sono sentito troppo bene per scrivere. Va bene, ora non devi preoccuparti. In qualche modo si farà. Piuttosto dimmi, come stai ora? Tua moglie è sempre a Milano, vero? Dove voglio essere? Anche le bambine. Promettimi che le telefonerai. Promettimi che lo farai. I disegni per la mostra? Sì, li sto portando giusto da un commissario. E allora, non ti trattenere se devi andare. Non ha senso. Basta.
continuate così, sabato non andiamo a casa. Non ci volete andare a casa? Perché vi trovate meglio a stare qua? Non ci voglio tornare a casa, dottore. Ma non possiamo tornare ancora qui. E poi mi fa bene tornare a stare con la vostra famiglia. Invece avete bisogno di stare con qualcuno che vi vuole bene. Con vostra moglie, i vostri figli. Mia moglie e i miei figli mi hanno lasciato, se ne sono andati. Beh, torneranno. Voi dovete solo stare in tranquillità. Però voi non potete continuare a ubriacarvi ogni giorno, per quella volontà ce la dovete pure mettere. Dottor, io ho sempre portato a casa, sono lavata come una bestia per una miseria. Abbiamo versato le marche, la pensione. Non mi sono solo pochi, nessuno ti vuole bene. Che ti resta? Che devi fare? Il vino. Il vino. Il vino non è una medicina. Il vino vi ammazza e voi dovete scegliere di vivere nonostante la solitudine, nonostante la miseria. Beh, ci torniamo a vedere domani, d'accordo? Dottore, c'è questo per lei. Sì, grazie. Oggi ho parlato. Noi con le nostre brave medicine dovremmo salvare lui, la sua miseria, la sua solitudine, il male di un'intera società. Adesso noi lo mandiamo a casa e poi ce lo ritroviamo qui tra 2 o 3 settimane, peggio di prima. Queste non servono proprio a niente, servono a noi per perpetuare il nostro potere. Ci vorrebbe una grossa e grande e bella pillola per disintossicare il mondo. Posso andare? Sì, sì, prego. Vorrei che discutessimo serenamente, senza litigare, siamo amici, no? Ogni volta che torni al sud, in questo paese di miti, la prima cosa che fai mi chiami, salvo poi a litigare puntualmente.
La verità è che per voi comunisti viene prima la classe operaia e poi tutto il resto. Il resto per voi si tratti di poesia o di religione è sovrastruttura. E quindi questa formula siete a posto. Senza pensare che così facendo voi istituite un'altra religione, forse più chiusa di quella vera, visto che non ammette dubbi o critiche. E così sarei io ad inseguire dei miti, anziché parlare della realtà. Può darsi che ci sia nella tua poesia qualcosa di sempre vivo e attuale, ma c'è anche qualcosa che mi è lontano un po'. Ci siamo! Senti Franco, noi vogliamo cambiare in meglio il mondo meridionale. Costabile sul canto dei nuovi migranti si lamenta e dice: siamo in 700.000 su appena 2 milioni, siamo i marciapiedi più affollati, siamo i treni più lunghi, siamo le braccia e le unghie d'Europa, il sudore diesel, siamo il disonore e la vergogna dei governi. Ma questo lamento ai comunisti non sta bene. Insomma, secondo te la realtà è ben diversa da quella che io scrivo. Ma cos'è questa realtà? Lotta, questa è la realtà. E per lottare non dobbiamo addormentarci mai, dobbiamo essere continuamente vigili. Intendo di parlare, mi sembra di avere davanti agli occhi il tuo giornale di partito. Ma chi è che si è addormentato? Se voi, nonostante la vostra continua vigilanza, non siete riusciti a modificare nulla. Perché a noi serve una pazienza infinita, anche per convincere la gente come te, che si sazia di miti, di favole, anziché cercare di trasformare la vita. Credo che difficilmente noi due riusciremo a trovare un punto d'incontro. Come va? Oramai è troppo tardi. È troppo tardi ormai. È troppo tardi.
bella stasera Mariù, splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli, come due stelle. Perché giochi da solo? Non mi va di giocare con gli altri ragazzi. Perché? Ma tu chi sei? Perché sei venuto da me? Questo è il mio cortile. Prima non ti ho visto mai. E come facevi a vedermi? È tanto tempo che sono andato via da qui. Tanto. Tanto tempo fa. Però anch'io sono nato qui. E ora perché sei tornato? Per il mio giornale. Sai, stiamo facendo un'inchiesta su 7 regioni d'Italia. Tra cui anche la Calabria. E tu che scriverai? Ma, forse una poesia. Sai, anch'io ho fatto una poesia. Parlo del mio papà. E lui? L'ha letta? Il mio papà ora non c'è, ma quando torna... Ma dov'è andato? Lo sai dove è l'Africa? Lontano. Zio Marino ha preparato la colazione. Aspetta, c'è in soffitto un cavallo a dondolo di cartone? Sì, c'è. Ma tu come lo sai? Che importa se il mondo scurla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Sì, prima di andare a Brera a lavorare vorrei provare ancora. E Wanda, questa telefonata te la pagherò poi a parte. Ma lascia andare. L'importante è che tu riesca a parlare con tuo marito. È più di una volta che non ti risponde nessuno. Sì, lo so. Ma così presto spero proprio di trovarlo in casa. Io devo parlarne. Su, su, coraggio, finirà bene. Non potevo più restare con Franco. Era tutto finito. Ogni giorno che passava era sempre più difficile restare insieme. Si era creata fra di noi una tensione incredibile che aumentava di giorno in giorno, mentre invece io avrei voluto solo un po' di pace. Ma non c'è stato niente da fare. Ora voglio telefonare. Devo telefonarmi. Sì, questa telefonata devo proprio farla. O forse è tutto inutile, perché ormai è troppo tardi.
sentirsi rifiutato dal padre. È stato questo il dramma più grande della sua vita. A Roma si era sistemato bene. La scuola, il lavoro, gli amici. Cominciava ad essere stimato ed apprezzato anche come poeta. Poi ci sposammo. Furono anni belli. Ma quanto è durato? Per comprare quel piccolo appartamento si era sottoposto a ritmi di lavoro insopportabili. Da allora litigavano ogni giorno sempre di più. Gli venivano delle strane fissazioni. Pensava addirittura ad avere la stessa malattia del padre. Neanche dagli amici voleva farsi vedere. Poi l'esaurimento. Infine il ricovero. Non credeva più neanche nella poesia, che pure era stato l'amore più grande della sua vita. Perché non hai voluto che rimanessi con te, Stefano? L'ultimo colloquio con mia madre. Volevo farlo da solo. No. Non sorprenderti. Anche coi morti si può parlare. Forse meglio che con i vivi. Era da molto tempo che volevo rimanere solo con mia madre. Volevo rimanere solo a parlarle. Dopo la sua malattia non ho ricevuto solo che qualche lettera. Ma non è la stessa cosa che starle vicino a parlare. Sì. Sì, Peppino. Sapevo che la malattia l'avrebbe sepolto. Ma non basta saperlo. Ora è come se lo sapessi per la prima volta.
forse è meglio che se ne sia andata. Troppo avevo sofferto ancora prima del male. Dopo la morte, lo so, ci si rassegna. Ma un attimo prima della rassegnazione si soffre come una bestia. Non tormentarti, sono due giorni che non tocchi cibo. Qui, lontano dalla confusione, adesso parlare mi fa bene. Poco fa hai detto che questo era l'ultimo ritorno per te. Cosa volevi dire? Vuol dire che ogni altro mio ritorno sarà diverso, forse privo di significato, perché adesso non c'è più mia madre. E noi? Le cose fra di noi non vanno più bene. Scusami, ma non mi va di parlare dei miei problemi. Cos'è? È una poesia di un poeta romano che io ho trovato. Ascolta. Un giorno, tra qualche anno, il mio corpo lascerà le sue sofferenze, le sue gioie, la sete stessa dell'esistenza, il sonno e i sogni. Come serpe che si spoglia della sua pelle, mi spoglierà ogni tormento e desiderio, e scivolando nell'erba dei grandi silenti, come il fantasma, un satiro defunto, dall'ombra impenetrabile guarderà questa vita. La vita coi volti allegri dei ragazzi al lavoro, con me stesso, con la coppa infranta fra le mani.
Franco, come stai? È tanto tempo che non ti vedo. Che fai di nuovo? Ma qualche articolo, tutti promettono, anche la Regione del Mondo ha promesso. E tu che fai? E ora? Al solito. Hai visto? Come tutto sporco di capello qui. Difatti qualche aggiustatina non guasterebbe. Mi fa piacere averti visto. Ciao, anche tu. Ciao. 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 Buongiorno, signor Costabile. Ma che signor Costabile? Dimmi buongiorno alle basi. Non sono più una segretaria, perciò do del signore a tutti i giornalisti, ai redattori e al direttore quando si fa vedere. Come al solito. Come al solito. Ti va sempre di sesso. Non viene più per Dio di goderla, mi ne guarda che le cuore, ridere, sempre così mio mondo, ridere, delle follie del mondo, ridere, rispetto il tuo vento, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Penso la commedia dell'amore, la tua donna recitarsi qua, diventi allora il primo attore e ritenti quello che vorrà. Sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà e la tua commedia dell'amore in una farsa trasformata. Vivere sempre così mio giorno, vivere sempre con vizio mondo, viva la fumanzia, al cuore ritorna un attimo di nostalgia, che uno non più un rancore, ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre con vizio mondo, ti fate scherzare, ridere sempre con vizio mondo. Ebbene, hai permesso di chiamarmi signor poeta. Allora, signor poeta, parliamo di cose serie. Ho letto il suo articolo su una mostra di purificato, molto bello, ma mi sembra che manchi il linguaggio più appropriato alla pittura. Parto con il mio ragazzo. E dove? In capo al mondo vorrei, ma non abbiamo i soldi, forse andremo solo in vacanza. E con lui? Con lui ti vuoi? Dai, che c'entra? Lo sai, con te è stata sempre un'altra cosa. Sfondo. Sì. Ma lo capisci che non mi hai mai detto che mi ami. Lui invece sì. Lui è come me.
È giorno, finalmente. È giorno. Adesso, appena fa buio, in giro non c'è più nessuno. Sembra inverno, le due. Non ti godi né un bar né la luna, se c'è. Così te ne torni alla cupa, a dormire. Tua madre che aspetta, ora accosti il balcone, è tranquilla. Manchi i cani, ti dice. Una botta per sbaglio e ti trovano morto ammazzato. Certe sere, a tornare, non c'è lampadina. L'avrà rotto un ragazzo a pietrate. Ma quel buio sai che vuol dire. Sei nato fra i lampi di siepe e t'affretti, il cuore lo senti. Non sai se stavolta rincasi da te quei tuoi piedi. Poi mi dice la legge, il maresciallo, che vuoi fare? Fra i vicoli e monti che ancora ignoriamo, l'appuntato può metterti dentro un capraio dei margi, far cantare in caserma un baggiano che ruba all'orto di renda e in piazza lo senti che ride. Piglia annerbate, ma vuoi dire chi è che ti brucia la vigna, ti spara di notte sui vetri? Brutta razza, bisogna star zitti, far finta di niente. Chissà cosa mormora il vento stasera col suo lamento dietro la porta laggiù. Di già il caminetto s'è spento, io chiudo gli occhi e rammento gli amori di gioventù. Di voi che resta, antichi amori, giorni di festa, teneri ardori, solo una mesta foto ingiallita fra le mie dita. Di voi che resta, sguardi innocenti, lacrime e risa, e giuramenti, solo sepolto in un cassetto qualche biglietto. Sere d'aprile, sogni incantati, capelli al vento, baci rubati. Che resta dunque di tutto ciò? Ditemi un po'. Rivedo un viso, mormoro un nome, ma non ricordo quando né come. Penso a un villaggio dove...